Buongiorno abitanti di New Doll City, nuovo anno, nuovi gossip. Qui è Gossip Doll, sempre pronta a darvi le notizie più succulente dal mondo di New Doll City. C'è stata una bellissima festa di Capodanno e più che sui presenti, il mio occhio è stato puntato sulle assenze. Dov'era Blair? Sono sicura che lo scopriremo. Migliori amici, Chuck, sul serio? E tu che hai supplicato Mike di mettersi con te? Sul serio, Serena? Ma è diverso, Mike prova qualcosa per me, ne sono sicura. Io gli ho solo dato una spinta. Ma per favore, Serena, se mi sono arreso con Glitter è perché l'amore che c'è fra quei due non si può contrastare. Perché dici questo, Chuck? Dovresti essere dalla mia parte. Sono dalla tua parte e per questo non voglio che tu soffra per colpa di Mike. O per colpa tua, in questo caso. Ma a proposito, sai che fine ha fatto Blair? Sai, me lo stavo chiedendo anch'io. Alla festa di Capodanno non si è vista, quindi dove sarà stata? Oh, ciao Serena, ciao Chuck, come va? Buon anno, buon Blair, aspetta. anno, buon anno! Sì? Quindi si può sapere dove hai passato la festa di Capodanno? Già, avresti potuto passarla con noi, ci siamo divertiti. Passare anche il Capodanno in quella insulsa pasticceria? No, no, no. Ho preferito stare a casa, a guardare uno dei miei film preferiti e poi andare a letto presto. Tutto qui. Ah, tu le credi? No. Yuppie! Melanie si è fidanzata! Nanna, nanana! E si sposeranno! Nanna, nanana! Candy, abbassa la voce! Ho detto che non puoi dirlo a nessuno e ti metti a fare una canzoncina nella pasticceria! Oh, per fortuna è presto e non c'è nessuno. Ma allora, perché non volete che si sappia in giro? Perché la madre di Claudio non sarebbe d'accordo e quindi abbiamo deciso di tenerlo segreto così vediamo prima come va. Oh, che cosa romantica, un amore segreto! Lottare contro tutto e tutti per inseguire il proprio amore. Oh, sì, è quello che sogniamo tutti. Già, è peccato siano in pochi a farlo diventare realtà. Boom! Freccettina! Già, e peccato sia il principe a dover salvare la principessa e a lottare per lei, non il contrario. Boom! Marina risposto! È peccato che siamo nel 2020 e le principesse si salvano da sole. Boom! Punto! Candy? Smettila e anche tu, Nobu. Se la prende perché sa di aver perso. Oh sì, in effetti io sono d'accordo con la tua risposta. Nobu, tu sei dell'alta società, ma a quanto ho capito ti sei ribellato ai tuoi genitori, sia tu che le tue sorelle. Come avete fatto? Mi stai davvero chiedendo come ho fatto ad essere me stesso? Ha ragione, detta così suona ridicola come domanda. Sì, non tutti hanno il coraggio di essere se stessi, in effetti. E forse perché non possono e hanno delle responsabilità, sapete, crescere significa anche questo, non tutti possono fare quello che vogliono. Se si segue il cuore e si rimane fedele a se stessi, sì, Marin, si può sempre fare quello che vuoi. Oh, adorabile! Come una Chanel falsa! Buongiorno ragazze, allora ho saputo che c'è un'altra relazione da mantenere segreta in città. Un'altra relazione segreta? Quale sarebbe l'altra? Quale sarebbe l'altra? Quella tua e di Chuck, Glitter? Ma Glitter non ha una relazione segreta con Chuck, ha detto che sono migliori amici? Sì, infatti, e non vi mentirei mai, Daisy, puoi credermi. Ah, ok, allora scusate, ho capito male io. Comunque, Melanie, le relazioni segrete possono risultare molto difficili. Perché E tu lo sai perché? leggo tanti libri, Marin, quello che dovresti fare anche tu. Boom! Tutti contro Marino oggi! E tutti che vincono. Candy? Oh, non è colpa mia se tu non sai rispondere. Forza, vogliamo il dissing! Ma quale dissing, ragazze? Anno nuovo, vita nuova ed uno dei miei nuovi propositi è quello di essere sempre super positiva. Ho un'idea in mente. Perché? Melanie, potresti andare fuori? Cosa? E perché? Voglio sentire anch'io quest'idea. Poi capirai, fidati di me. Ok, d'accordo. Vieni con me, Melanie, volevo parlarti dell'ultimo manga che ho letto.
Oh, fantastico! Fammi indovinare, Glitter, vuoi organizzare un appuntamento romantico per Melanie e Claudio? Sono così prevedibile? No, sei solo noiosamente romantica. Effettivamente potrebbe essere una buona idea, visto che non possono farsi vedere insieme in pubblico e poi noi conosciamo bene Alice e Dari. Magari potrebbero farci un piccolo favore. Sì, esatto, organizzeremo tutto qui, nella pasticceria, in gran segreto. Attenzione, a quanto pare gli abitanti di New Doll City hanno imparato a mantenere i segreti. Non sappiamo ancora dove sia stata Blair durante il Capodanno, ma sappiamo che Dan è stato visto in compagnia di una bellissima ragazza dai capelli verde acqua. Di chi si tratta, Dan? Blair, che ci fai qui? Oh, mi hai riconosciuta? Porti delle scarpe da centinaia di euro, Blair. Un po' difficile non riconoscerti. Lo sapevo che le dolcellollana non erano adatte a questi posti. Comunque io sono venuta solo per assicurarmi che il nostro segreto sia al sicuro. Ma te l'ho già detto, Blair. E poi potevi anche mandarmi un messaggio, no? Volevo assicurarmene di persona, Dan. Oppure volevi solo vedermi? Ci vediamo. Anzi no, non voglio più vederti. Addio. Certo, addio Blair. Ma stupido, stupido ragazzo di bassi fondi! Scusa, ma quella era Blair? Che si faceva qui? Oh, ci teneva a sgridarmi di persona perché non le ho consegnato un pacco, ma purtroppo non capisce che non spetta a me decidere quali pacchi vanno inviati e quali no. Oh, doveva essere un pacco proprio importante. A quanto pare sì. Avvistata, Blair? Nella città bassa, cosa ci farà a gironzolare lì? E senza i suoi amichetti, per di più. Cos'è, Serena? Blair sta cambiando squadra? Blair che va da sola nella città bassa? Non ci credo. Gossip Doll non mente mai, Chuck. Bisogna vederci chiaro. È arrivata Glitter, ci sentiamo dopo. È arrivata Glitter. Oh, ciao Chuck, senti, ti chiedo scusa, so che ti avevo promesso di andare a prendere un gelato insieme, ma sto organizzando una cosa per una delle mie migliori amiche e devo muovermi. Di cosa si tratta? Se vuoi posso aiutarti. Ecco, non lo so, perché è una cosa super segreta. Beh, allora potrei giurare di non dirlo a nessuno. Ok, sto organizzando un appuntamento per Melanie e Claudio. Oh, allora conosco il posto perfetto. Davvero? Io avevo pensato alla pasticceria. Andiamo, Glitter. Per un primo appuntamento serve un luogo di classe. Wow, Chuck, ma è stupendo! Ti piace? Sì, wow, è l'appuntamento che qualsiasi altra ragazza vorrebbe. Oh, e c'è anche la cioccolata calda e questi fiori. Wow. Grazie, Chuck. Sono sicura che a Melanie piacerà tantissimo. È così romantico. Speravo ti piacesse. Beh, ora vado a chiamare Melanie, tu porta Claudio. Ok, ma come lo porto Claudio? Ti ringrazio Shantley per avermi ceduto la tua gelateria solo per questa sera. Oh, non c'è di che Chuck, dopotutto sono una romanticona anch'io. Oh, è proprio un bel allestimento, la tua ragazza è super fortunata. Oh, non è per la mia ragazza. Ah, non ci credo, un impegno simile io lo metterei con tutto il cuore solo per la persona che amo. Beh, no, ti sbagli Shantley, io non la amo, l'ho fatto solo per farle un favore. A un'amica, non alla ragazza che amo. Certo, ok, vado a finire di preparare il dessert. Oh, oh, che succede qui? Devi chiedere a qualcuno di sposarti? No, è un appuntamento segreto, un favore che sto facendo a Glitter, Nobu. Pensa ai tuoi di problemi amorosi, che ne hai tanti. In verità non ne ho proprio nessuno, Chuck, non so a cosa tu ti riferisca. A Marin, dovresti dirgli quello che provi per lei. Beh, lei non vuole ascoltarlo. Ah, Detective Candy colpisce ancora, seguire il fiuto dei gelati non è mai sbagliato. Solo che ora non so cosa farne di questa scoperta. Se lo dicessi a Marino farei la spia. Ci devo pensare. E dai, Chuck, ma io non ne posso più, cioè. Ma voi dell'alta società fate feste ogni giorno. Io al massimo festeggiavo Natale, Pasqua e Capodanno. Lo so, Claudio, la vita dell'alta società è difficile. Ma uno, questo abito ti sta benissimo. E due, sono sicuro che questa festa ti piacerà.
Sì, vabbè, io preferirei stare con i miei amici o con la tua ragazza. Non ce l'ho la ragazza, comunque vabbè, dai, ok. Grazie per avermi avvisato. Non c'è di che. Oh, Glitter, io non capisco perché per un pigiama party mi sono dovuta mettere questo vestito. Mi sento a disagio. Tranquilla, Melanie, andrà benissimo, sei stupenda. Ora io devo andare, ci vediamo dopo, ciao! Come sarebbe a dire che te ne devi andare? Il pigiama party? Ciao, confettina. Claudio, ma... Sì, questo c'ha tutta l'aria di un primo appuntamento. Oh, ecco, deve averlo organizzato Glitter. Claudio, mi dispiace tantissimo. Ti dispiace dover passare una serata romantica con me? No, è che so che tu non vuoi. Io voglio, Melanie, voglio stare con te, con tutto me stesso. E sono sicuro che Glitter aveva preso precauzioni per non farlo sapere a nessuno. Quindi possiamo goderci questa serata. Oh, ok. No, Zack, è andato alla grande. Ne sono felice. Grazie davvero, Zack. Senza il tuo aiuto non sarei mai riuscita a fare tutto questo. Beh, siamo o non siamo migliori amici? Già, grazie. Ti ho detto già mille volte grazie, lo so. Che cosa sta succedendo qui? Cosa? Non è possibile. Claudio. Melanie! Avvistati Romeo e Giulietta, sono stati scoperti. Cosa ne penserà ora la matrigna di Claudio? E come si comporterà la mamma di Melanie? Oh, non vedo l'ora di scoprirlo. Bene, Glitters, il nostro video finisce qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per non perdervi tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!